Un cordiale saluto amici sportivi di Eleven Sport e ben ritrovati dal Pallaboschetto. Chi vi parla è Enrico Bonzanini per commentarvi la sfida più importante dell'anno per l'Ariosto Pallamano Ferrara. Per la Pallamano Pontini invece la voglia è quella, sperando anche in un risultato favorevole dagli altri campi, di raggiungere quota 34 e appaiare il Mestrino. Buon pomeriggio e ben ritrovati da Enrico Bonzanini. Per quanto riguarda la Pallamano, la Serie A Beretta, siamo giunti all'ultimo turno di regular season, poi non ci sarà ritorno. Per l'Ariosto l'obiettivo è bissare, o meglio trattenere, mantenere il quinto posto. Per Pontini invece l'obiettivo è quello di consolidare la propria posizione all'interno di playoff già comunque ottenuti. Spara alto Tomova, non è così invece per Panayotova, ex di turno, che ha rinnovato il contratto con Pontini e rimarrà anche nella prossima stagione ed ha mosso il tabellino. Andiamo, attenzione intanto a Podda. Podda va a tirare, c'è l'invasione da parte di Luisella. Podda si riprenderà con la rimessa da parte di Dariana Vuklis. Per l'Ariosto ci sono Tanic, Crosta e Tomova sugli esterni, Capitan Soglietti e Luciana Fabbricatore in ala, con Fernanda Marrocchi a completare in pivot. E qui Marrocchi va anche a mettere dentro un gran bel gol che muove il tabellino dell'Ariosto. Arbitro, i signori Bassano e Bernadelle. Per Pontini ci sono Ramazzotti fra i pali, con il numero 4 c'è Luisella Podda, vice capitana, poi con il numero 6 Rossio Squizzato e Marinella Panayotova per quanto riguarda gli esterni, con la numero 35, il numero 55 Barbosu, poi con il numero 11 a completare c'è Eleonora Colloredo. Podda in ala destra, mentre invece per quanto riguarda l'ala sinistra c'è Alessandra Bassanese. Chiedo scusa, check live sulla formazione. Brava Colloredo, più brava Buklis, ma c'è il fallo da parte di Marrocchi. Ci sarà il tiro dai 7 metri per Pontini. Gara tesa, non poteva essere altrimenti. L'Ariosto, dopo aver pagato a carissimo prezzo un girone d'andata altamente negativo, si è vista vanificare il tentativo di rimonta furente alla salvezza diretta con le ultime partite che l'hanno vista non portare a casa la post-tempale, nonostante prestazioni importanti, con tutti gli episodi sfavorevoli, fra cui anche l'infortunio di Tomova. Il pallone di Panayotova finisce in porta, c'è il nuovo vantaggio di Pontini. A terzo minuto di gioco, Ariosto 1, Pontini a 2. Tanic a manovrare per questa nuova azione offensiva. Soglietti, ancora Tanic, scambio con Martina Crosta. Palla difficile di Tanic che passa e Tomova mette dentro il gol dei due pari. Per Mari Tomova c'è un obiettivo nell'obiettivo, quello di mantenere la terza posizione della classifica cannonieri. Sbaglia Barbosu, il tocco poi non riesce a Bassanese, contropiede veloce dell'Ariosto con Fabbricatore che mette in pratica il solito ormai collaudatissimo arcobaleno, un arcobaleno vincente che supera Romina Ramazzotti 3-2. Chiede scusa a Ramazzotti per aver accelerato in maniera troppo convinta questa rimessa in gioco, palla che poi è diventata persa. Currucciato al limite della propria area tecnica il coach della formazione laziale Giovanni Nasta, che quest'anno può dirsi sicuramente soddisfatto di un andamento regolare da parte delle sue ragazze, da parte di quella che è stata una delle selezioni più regolari anche nel percorso e nel cammino. C'è stata anche il default da parte di Savi Zamerchichi, che era stata presa ovviamente per comporre assieme a Marinella Panayotova un pacchetto di terzini micidiali. Il trasferimento Erice non ha indebolito Pontini. Ancora Panayotova che batte Vuklis, rigore chirurgico da parte di Panayotova. 3-3 il punteggio, è praticamente parità fra l'Ariosto e Panayotova, si potrebbe dire, perché tutti i gol sono della terzina bulgara con nazionale di Marinella, di Mari Tomova. Tanic, Soglietti, Tomova, spara tutto braccio, un gran bel gol. C'è la complicità qui anche da parte di Ramazzotti, che inizia a far scaldare altre giocatrici. Gol intanto in una partita molto veloce anche di Squizzato. Non c'è tempo, anzi sì, avviene il cambio portiere. Ancora Tomova, continua a inchiodare, terza rete per Tomova che va ad appaiare Panayotova. Mentre è entrata in campo Sara Di Giugno al posto di Ramazzotti.
non ha gradito Giovanni Nasta all'inizio, a mani pesanti per il proprio portiere, ha immediatamente buttato in campo Di Giugno, giocatrice sicuramente giovane ma già abituata ad avere responsabilità importanti. Squizzato nella passata stagione, fece un partitone al Palaboschetto. Barbosu, pallone per Panayotova che mette nel mirino Marrocchi, si conoscono molto bene le due. Panayotova ancora, palla schiacciata per Colloredo, altro rigore, e qui molto brava Eleonora Colloredo a portare a casa il penalty. Non perfetta la difesa di Marrocchi, che ha fatto ricevere a numero 11, che poi una volta girata si ha potuto indurre la coppia arbitrale a chiamargli il penalty. Sesto minuto di gioco, entriamo nel settimo. Panayotova contro Vuklis, fucilata micidiale di Panayotova, quarta rete per lei. 5 pari, la partita continua con enorme equilibrio, partita molto gradevole, molto vivace, specialmente offensivamente parlando. Non benissimo invece le difese, ma non potrebbe essere altrimenti vista la natura del punteggio, praticamente attacchi che viaggiano al 100% dell'efficienza. Tanic, il fischio che permette a Crosta di ripartire, uno contro uno di Martina Crosta, la palla per Tanic, Tanic ancora a puntare, si apre la difesa di Pontinia e per Mariana Tanic è molto facile trovare la soluzione di penetrazione che permette all'Ariosto di tornare in vantaggio. Squizzato, giocata importante anche per Rosio Squizzato, le due squadre continuano davvero a giocare a gas aperto. Ovviamente per Pontinia il peso di questa partita, il peso specifico è inferiore, differente, totalmente differente invece il ragionamento per un Ariosto che oggi si gioca la possibilità di chiudere la stagione con largo anticipo rispetto a quella che sarebbe una antipatica tagliola dei play-out. Tomova prova l'uno contro uno, buona la difesa di Luisella Podda. Molto curioso l'incrocio fra Marinella Panayotova e Mari Tomova, con nazionali. Panayotova ha 2 anni di formazione in più in Italia, è arrivata veramente giovanissima. Passivo chiamato all'Ariosto con Crosta che deve tirare, la parata di Di Giugno, tirato Martina Crosta sotto fallo, non è arrivato il fischio. Barbosu, molto brava Crosta ad andare a contestare, ma apre di fatto il contropiede di Pontinia con Squizzato che probabilmente si incarta. C'è il rigore e anche il 2 minuti per Mariana Tanic, non è contenta, non è convinta della chiamata arbitrale Mariana Tanic. Arriva un'altra chiamata, saranno 4 minuti di esclusione per Tanic. È molto arrabbiato coach Carlos Britos con il commissario, che è andato a tentare di riportare la calma all'interno dell'area tecnica dell'Ariosto. Vedremo la trasformazione del rigore tentata da Marinella Panayotova, è già a 2 su 2, un po' di nervosismo ma è normale in casa Ariosto, ovviamente ci si sta giocando una fetta importantissima di stagione, tutto in 60 minuti. Vero è che l'Ariosto è padrona del proprio destino, con una vittoria annullerebbe gli sforzi delle competitor. Ancora Panayotova mette a segno il 5° gol della sua partita, portando in vantaggio nuovamente Pontinia. Gioca l'extra player coach Carlos Britos con Martina De Santis in campo, la classe 2003, giocatrice cresciuta enormemente in questa stagione, frutto anche dell'investimento fatto dall'Ariosto per formare maggiormente i propri giocatori. Bravissima Tomova, che va a prendersi un cartellino giallo per aver murato Podda, ma è un cartellino giallo prezioso perché è un giallo prezioso perché permette a Vuklis di rientrare in porta. Termini di regolamento, anche questa poteva essere
chiamata da due minuti o in alternativa nulla, perché cartellino giallo generalmente si dà per altre situazioni. Attacca il Pontinia, Barbosu, giocata per Squizzato. Squizzato spara sopra la traversa con la trattenuta di crosta ignorata dalla coppia arbitrale. C'è un po' di confusione in campo. Ariosto adesso ovviamente prova ad abbassare i ritmi, anche perché deve far correre il cronometro nel tentativo di recuperare la parità numerica, ma giocherà praticamente un sesto di primo tempo in inferiorità numerica l'Ariosto. Fabbricatore, crosta per Marrocchi, viaggia velocissimo il pallone, De Santis per Marrocchi da posizione defilata, è bravissima Fernanda Marrocchi perché trova un angolo praticamente impercettibile. Di Giugno si fa sorprendere sul proprio primo palo, torna in porta Ramazzotti, Panayotova per Podda e c'è il rigore con la difesa in area di Fabbricatore. Fischio corretto perché nel tentativo estremo di chiudere la difesa Fabbricatore si è trovata all'interno dell'area, e la difesa in area per regolamento federale porta la chiamata del tiro dai 7 con il cronometro in movimento. Abbiamo raggiunto infatti il decimo minuto del primo tempo, partita a punteggio altissimo, 7 pari al Pallaboschetto. Panayotova cambia angolo, palla sotto l'incrocio. Panayotova sta facendo una partita da efficienza cibernetica, ancora una volta in gol, sesto gol per Marinella Panayotova sulle 8 segnate dalla compagine allenata da coach Giovanni Nasta. Soglietti, il pallone per Tomova, la difesa di Podda aggressiva sul Fabbricatore. Marrocchi, De Santis, crosta, c'è un'autostrada per Tomova che sbaglia la porta e questo è un errore inusuale per Mari Tomova, che non chiude il polso al momento del tiro grazie a Romina Ramazzotti e consente a Pontinia di poter andare dall'altra parte con Panayotova. Gran palla per Colloredo, l'errore di Colloredo, super assist di crosta per Fabbricatore che trova il gol della parità. Bella la giocata di crosta che si prende ampi rischi, coefficiente elevato, 8-8 il punteggio al Pallaboschetto. L'Ariosto sta resistendo alla grandissima con l'effettivo in meno. Barbosu, Panayotova, scala su Podda, altra persa da parte di Pontinia e Panayotova qui ha forzato troppo il passaggio schiacciato. Si spiegano Podda e Panayotova, probabilmente non c'è grandissima intesa perché le giocatrici scuotono entrambe il capo. 8 pari, addirittura l'Ariosto ha la palla del vantaggio. Crosta, Tomova per De Santis, rischio di persa, non stava guardando il pallone, mette tutti d'accordo Marrocchi, poi Tomova prova ad affondare l'uno contro uno, c'è la parata di Ramazzotti, poteva anche starci la chiamata di fallo su Mari Tomova che rientra non convintissima all'interno della propria metà campo difensiva. Panayotova, partita velocissima, ma adesso si alza la percentuale degli errori, meglio cala l'efficienza e di conseguenza la partita diventa con un punteggio più consono in campo per Pontinia. Ana Paola Rueda al posto di Podda, Panayotova per Squizzato, ancora il pallone per Barbosu. Diventa difficile adesso far circolare il pallone, la palla nell'angolo per Bassanese che trova un gran gol. Molto brava Alessandra Bassanese. Intanto però l'Ariosto ha recuperato tutti i propri effettivi di campo e questa è una notizia importante per coach Carlos Britos, ovvero non aver perso contatto nonostante la doppia inferiorità numerica. Prosta, pallone che passa, non può attaccare Fabbricatore, torna da Tomova che fa partire il braccio, manca la porta Mari Tomova, cala l'efficienza anche della giocatrice d'Ariosto. Poi palla impossibile di Barbosu per Colloredo, salva Soglietti dopo la parata di Vuklis. Ottima giocata difensiva da parte di Dariana Vuklis che non si lascia spiazzare da Colloredo e permette all'Ariosto di non perdere ulteriore terreno da Pontinia. La partita resta bella ed equilibratissima. Tanic, palla per crosta, Tomova, Tanic ancora, la palla per crosta, splendida azione da parte di Martina Crosta che porta a casa
il gol della nuova parità. Primo gol per lei in questa partita, 14° minuto di gioco. Parità a quota 9 al Pallaboschetto. Panayotova, il pallone per Bassanese, ancora Bassanese, stavolta manca la porta. O meglio, Vuklis copre bene perché non dà vantaggi, non fa scivolamenti su nessuno dei due pali. E quindi diventa più difficile per la tiratrice avere riferimenti e vantaggi. Crosta. Entriamo nel 15° minuto, quindi varchiamo la metà di primo tempo, il primo quarto di gara. Parità al Pallaboschetto. Crosta. Tomova. Ancora Tanic. Bella palla questa di Crosta per Soglietti. Gol bellissimo per Katia Soglietti, che con un pallonetto scherza Ramazzotti. Azione molto molto bella, forse una delle più belle dall'inizio della partita. Barbosu spara alto sulla difesa di Tomova, in doppio appoggio, il lancio poi di Buklis per Fabbricatore, e qui Panayotova probabilmente legge la giocata di Fabbricatore. Time out per Pontinian. Ci vuole parlare su coach Giovanni Nasta, e qui anche nella giocata difensiva completo il ragionamento. Si è visto benissimo come nella lettura della giocata da parte di Panayotova ci sia anche la conoscenza dell'avversaria, in questo caso Luciana Fabbricatore, contropiedista fra le più micidiali del campionato. Un istantaneo check per quanto riguarda il tabellino per Pontinia. Panayotova 16, Bassanese 1, Squizzato 2 per i 9 gol messi a referto, mentre invece per l'Ariosto, che costringe al time out coach Giovanni Nasta al 15° con il vantaggio, e dopo aver retto l'urto della doppia esclusione, o meglio dell'esclusione per 4 minuti da parte di Mariana Tanic, sono un gol per Tanic e Crosta, 2 per Fabbricatore, 2 per Marrocchi, 3 per Tomova, 1 per Soglietti. Questo è il tabellino dei primi 15 minuti di gioco, squadre che vengono richiamate in campo dai signori Bassanna e Bernardelle. Direzione molto rigida quella dei due direttori di gara, che hanno voluto immediatamente dare un'impronta loro e un'impronta di padronanza a una partita che fino a questo momento, comunque ad onore del vero, è stata molto molto corretta, ma che inevitabilmente, vista la posta in palio, potrebbe anche prendere dei connotati nervosi. Squadra in campo, andiamo a dare un check al 7 di coach Giovanni Nasta, con Rueda in alla destra, Panayotova, ma è cambiato il centrale, gioca Michel Nerea Costanzo in mezzo a palleggiare, con Squizzato terzino sinistro, confermata Bassanese in alla destra, confermata anche Colloredo in pivot. Non cambia niente invece per l'Ariostica, gli stessi 7 di partenza. Panayotova, Squizzato, sfida Tomova, bella palla qui di Panayotova per Rueda, che attacca con un angolo limitato, para Vuklis, che toglie il pallone da sotto all'incrocio dei pali con un movimento rapido. Alta reattività per Dariana Vuklis, e ovviamente l'Ariosto proverà anche nella prossima stagione a confermare uno degli elementi cardine della svolta a cavallo fra i due gironi. Tomova, bello il taglio di Crosta, Tanic porta a casa 9 metri, si è chiusa bene la difesa composta dalla numero 17 Bernabei e dalla numero 11 Colloredo. Ci sarà cambio attacco e difesa sistematico per Pontinia, con Bernabei che lascerà il posto in attacco a Costanzo. Persa il pallone da parte di Tomova, eccola Bernabei che viene fermata da Crosta. Arrivano i 2 minuti per Martina Crosta, l'intervento irruente. Porta all'esclusione, anzi no, l'arbitro ha evidentemente cambiato idea, aveva indicato chiaramente, aveva già pronte le 2 dita per i 2 minuti, preferisce non irrigidire la fischiata ulteriormente. Si riparte con Ruede Panayotova, Squizzato, giro palla che trova anche Colloredo partecipe. Panayotova per Costanzo, uno contro uno su Tomova, inizia la giocata Costanzo, Panayotova, ovviamente c'è raddoppio sistematico su di lei, un po' più di spazio per le ali, Squizzato, manca la porta e viene fischiato un rigore contestato in questo caso. A dire la verità sembrava che Squizzato semplicemente avesse perso l'equilibrio. Arriva anche il giallo per Carlos Britos.
continua a protestare, provano ad arginare le proteste della panchina locale con un provvedimento disciplinare, due arbitri, con Panayotova che torna sull'attacca contro Vuklis. Carica il braccio Marinella Panayotova. Fischio da parte degli arbitri con Panayotova che spiazza nuovamente Vuklis. Molto brava Panayotova a girare il polso, ha tirato i primi due rigori sul lato destro di Vuklis, poi da due rigori ha cambiato a lato ma non cambia l'efficienza. Molto brava Marinella Panayotova in questa avvio di gara, anche due palle perse sul proprio conto personale, ma fino a questo momento è stata sicuramente la macchina più micidiale di Pontinia. C'è il blocco irregolare di Tanic, palla persa, e allora sul 10-10 Pontinia ha la palla per tornare avanti. Bernabei squizzato, carica il tiro sotto le gambe da parte di Vuklis, terzo gol per Squizzato che ha una tecnica davvero sopraffina, non dotata di un tiro potentissimo ma chirurgica. Marrocchi con un angolo inesistente sta letteralmente nei momenti più difficili tenendo in piedi l'Ariosto. Fernanda Marrocchi, altra rete dal coefficiente di difficoltà elevatissimo. 18 minuti di gioco, è Marrocchi che suona nuovamente il corno di guerra per quanto riguarda l'Ariosto. Si gioca al Palaboschetto per la salvezza diretta o il quinto posto che dir si voglia per Ferrara, mentre invece Pontinia punta a mettere assieme quota 34. Squizzato, gran palla di Panayotova, si trova una meraviglia, torna avanti Pontinia 12-11 con 12 minuti ancora da giocare. Tanic ancora per Crosta, pallone per Tomova, la finta che sposta la difesa che è adesso in 5-1 con Bernabei a cacciare il portatore centrale. Tomova scarica su Fabbricatore che non può attaccare, ancora Tomova, giro palla complicato per l'Ariosto che porta a casa 9 metri, buonissima, anzi perfetta la difesa di Nicole Elisa Bernabei. Tomova, eccolo il passivo, prende la rincorsa Crosta, prova ad ampliare le spazzature, sbaglia Tanic, la raccoglie dalla spazzatura letteralmente Marrocchi, poi Soglietti trova un gol difficilissimo, altra rete preziosa di Soglietti e due minuti per Squizzato, rea di aver colpito più che altro Fernanda Marrocchi nel momento dell'assistenza. Parità per l'Ariosto ma adesso ha anche la superiorità numerica. Ramazzotti seduto in panchina, torna in campo con maglia numero 55 Barbosu, si gioca l'extra player, doppio playmaker se così si può dire per Pontinia, e chiede ordine e disciplina non soltanto a Costanzo ma anche a Barbosu per evitare sanguinosissime palle perse che con la porta sguarnita significherebbero rischio elevatissimo. Barbosu, Costanzo, bella palla questa per Panayotova, spara il braccio troppo centrale, si muove malissimo la difesa dell'Ariosto e Panayotova trova davvero un grandissimo gol. Resta per Tomova, scontro fra le due, viene chiamato anche l'intervento dello spazzolone quando abbiamo toccato il 20° minuto di gioco. Ancora Panayotova porta avanti Pontinia. Crosta, un gol pesante perché arriva anche in inferiorità numerica da parte dei laziali. 20° di gioco, all'andata, nella gara d'andata finì 34-30 in favore di Pontinia, gran palla qui di Tanic che vede col contagiri Fabbricatore, gol bello e importante per Luciana Fabbricatore, sicuramente fra le giocatrici che maggiormente hanno dato il cambio di passo insieme a Vuklis in questo girone di ritorno, ma davvero Marrocchi, Crosta, Soglietti, Tanic, Tomova hanno tutte quante fatto quadrato e anche dalla panchina sono arrivate soluzioni di qualità, perché anche Visentin e De Santis quando sono state chiamate in causa hanno comunque risposto presente. Costanzo, Colloredo,
ancora Barbosu che cerca Panayotova, schermata da Fabbricatore. Barbosu, linee di passaggio chiuse, va da Costanzo che sfida Marrocchi nell'uno contro uno, deve andare da Luisella, podda Panayotova, prende la rincorsa, spara alto però perché manca il grip corretto. 9 al termine del primo tempo, Crosta viene fermata dalla giocata difensiva da parte di Francesconi. Gran palla questa di Tomova che trova il palo in doppio appoggio. Tomova aveva lasciato partire una frustata. Ennesimo cambio per coach Giovanni Nasta, c'è in campo con la maglia numero 5 Anna Giulia Francesconi. Le ultime due partite si è distinta Francesconi per una notevole verve offensiva, e Giovanni Nasta la premia con buttandola dentro nel momento più delicato del primo tempo, con le squadre in perfetta parità, dopo essersi vicendevolmente affrontati in superiorità numerica. Podda dall'angolo, è pallonetto pretenzioso che di Podda, con Vuklis che finta di abbassare le braccia, poi le alza e para comodo su due piedi. Tomova, Crosta, non va da Soglietti, Soglietti torna da Tomova. Tanic, la palla per il tentativo di andare da Marrocchi, giocatrice decisamente in grip, Fernanda Marrocchi, uno dei pivot più forti di questo campionato, rivendica le proprie coccarde riportando in vantaggio l'Ariosto al minuto numero 28 con due da giocare, scusate, minuto numero 22, perdon, ovviamente, non 28, 22, 8 minuti da giocare in questo primo tempo, e la sensazione che avremo a che fare con una partita decisamente molto equilibrata. Gesto di sportività fra Costanzo e Crosta, con la centrale di Pontinia che aiuta Crosta a rialzarsi dopo la buona difesa. Panayotova, para Vuklis, adesso Panayotova al braccio pesante, Vuklis la legge. Tanic vuole correre l'Ariosto, gran servizio per Soglietti che ha un'autostrada, mette il pallone sotto all'incrocio. È un gol pesante questo per Katia Soglietti, il terzo della sua partita, perché permette all'Ariosto di allungare sul 15-13, punteggio molto 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 alto al Palaboschetto, con gli attacchi che hanno decisamente vinto sulle difese. Altro cambio per Pontinia che da qualche minuto di fiato a Tomova, in campo Giulia Conte, giocatrice di grande talento Giulia Conte, che proverà a prendere minuti importanti a Marinella Panayotova. Squizzato, ancora pallone per Conte, contromano, cerca di andare da Costanzo con Soglietti che riesce nella recuperata, quantomeno sporca le linee di passaggio, accelera Pontinia con squizzato, ma Vuklis adesso è letteralmente salita in causa, toglie un altro pallone dall'incrocio e adesso la partita diventa più difficile per Pontinia, con Dariana Vuklis che sta letteralmente alzando il proprio livello di prestazione. Attacca per il più 3 l'Ariosto. Tomova, Crosta, Tanic. Passaggio rischiosissimo di Tomova, Crosta riesce a tenerla in campo. Vicina la chiamata del passivo dopo questo errore. Tanic, para Di Giugno. Parata importante, forse anche sotto fallo Tanic, aveva tirato, squizzato, apre la seconda fase, rapidissima Costanzo che ha un'autostrada, trova la parata di Vuklis, poi probabilmente c'è la difesa, c'è il tocco in area di Tomova che però lamenta la spinta di Colloredo, si arrabbia Tomova, generalmente molto molto poco attiva in fase di protesta, evidentemente la spinta l'aveva patita davvero. Possesso che resta in favore di Pontinia. Conte, Costanzo per squizzato, pallone perso da squizzato con Costanzo che non trova la maniglia del pallone. Entriamo negli ultimi 5 minuti di gioco con l'Ariosto che riparte dal più 2, palle in mano. Fabbricatore, Tanic, Crosta prova l'uno contro uno, non c'è spazio, torna fuori da Tanic, Tomova nell'angolo per Fabbricatore, palla difficilissima di Fabbricatore, con Soglietti che riesce a guadagnare una rimessa laterale per l'intervento timido e quindi non completamente efficace di Francesconi. Tanic, ancora Crosta, chiama Marrocchi. Tanic, 5 più 1 che sta
rendendo difficile lì di passaggio. Tomova, c'è la parata di Di Giugno, chiama palla Francesconi. Di Giugno preferisce far ripartire, esulta Di Giugno, ottima la parata della numero 12, squizzato poi per il tentativo di divincolarsi da parte di Bernabei. Arriva il cambio volante con Costanzo per Bernabei, che aveva fatto bene non soltanto in difesa ma anche in attacco. 4 minuti al termine, al gong del primo tempo. Pontinia che palleggia, squizzato, difesa dell'Ariosto è molto compatta. Conte trova il varco per Colloredo, arriva la persa per Pontinia col tentativo di contropiede veloce, crosta in tutto campo, gol pesante questo oltre che bello di Martina Crosta, che batte Di Giugno e porta al più 3 la formazione locale. Arriva però il 2 minuti, vediamo per chi, per Marrocchi, fallo su Conte, e questo è un provvedimento che penalizza ovviamente le velleità di fuga dell'Ariosto, che è più 3, dovrà di fatto terminare questo primo tempo e ricominciare il secondo con l'inferiorità numerica. A dire la verità l'Ariosto ci si è più che altro tanto abituata, specialmente nei primi 15 minuti ha dovuto per larghi tratti del match giocare con l'inferiorità numerica. Barbosu, Conte, ancora Barbosu, sceglie di rinunciare sia squizzato che a Panayotova, coach Nasta. Conte, la difesa positiva da parte di Ferrara, la murata poi da parte di Fabbricatore. Tanic fa ripartire l'azione, 3 al termine di questo primo tempo. Mi correggo, ovviamente Marrocchi potrà rientrare in campo ben prima della fine del primo tempo, purtroppo la parte destra di tabellone mi ha colto in inganno e anche un pizzico di astigmatismo, ma il gioco è fermo adesso perché conta un taglio sotto al mento. Viene chiamato l'intervento del dottore. Per il taglio sotto al mento a Giulia Conte, ovviamente la speranza è quella che non si tratti di nulla di grave, semplicemente un'abrasione, e che non occorre ovviamente accedere a punti, e neanche soccorsa da Paola Pedretti, la giocatrice maglia numero 10. Crosta, pallone per Tanic, Tomova, c'è anche Manfredini in campo che ha preso il posto di Marrocchi, ma ovviamente l'Ariosto sta giocando col cambio attacco e difesa, fuori Soglietti, dentro Vuklis, attacca Tanic e cerca l'uno contro uno, insiste, porta a casa un gol pesantissimo. Tanic l'ha voluto fortissimamente, Mariana Tanic, più 4, e adesso la partita rischia di avere un indirizzo importante con l'Ariosto che sembra davvero in controllo di quella che potrebbe essere una prima vera fuga di questo match. Ci aveva provato Pontinia nella prima parte di prima frazione. Colloredo prova a girarsi, in effetti poteva anche esserci la chiamata di sfondo che viene richiesta dalla panchina, perché era ferma con tutti e due i piedi perpendicolari all'attacco Fabbricatore. Arriva un 9 metri che riconsegna il pallone a Pontinia, passivo per la formazione di Col Giovanni Nasta, palla nell'angolo, pallonetto molto pretenzioso qui da parte di Francesconi. Vuklis ha letteralmente oscurato la porta, è da 8 minuti, anzi da 10 minuti praticamente, che Vuklis non subisce reti, ha chiuso la porta al minuto numero 19 dopo il 13-12 di Panayotova. Da quel momento Vuklis ha chiuso tutti gli spazi ed è arrivato un 5-0 di controparziale. Più 4 Ariosto, palla in mano, Crosta, Soglietti, attacca, bella la palla per Manfredini che spiazza Di Giugno, massimo vantaggio ritoccato. Sta giocando una grandissima partita Katia Soglietti, al servizio della squadra con efficienza realizzativa notevolissima. Colloredo viene fermato da Manfredini che dopo il gol si esalta e va a chiudere in azione difensiva. Sta prendendo il largo adesso l'Ariosto con gli ultimi 50 secondi di questo primo tempo che serviranno a Pontinia per provare a ricucire lo strappo. Panayotova, Barbosu,
ancora Soglietti che ruba il pallone, poi subisce un tamponamento, c'è la rimessa in favore di Ferrara che addirittura potrà gestire l'ultimo possesso di questo primo tempo, visto e considerato che mancano 30 secondi. Giustamente coach Carlos Britos ha pronto il time out in mano, appoggia il foglio verde sul tavolo, vuole ragionare su quest'ultimo attacco quando mancano 19 secondi più 5 alla chiamata del time out. Bel gesto di Katia Soglietti che va a dare il 5 a Angelica Manfredini, che prima ha messo nella condizione di sbloccare il proprio tabellino odierno e di toccare anche il più 5, e poi ha completato la giovanissima atleta ferrarese una buonissima difesa individuale che ha portato ad un solo 9 metri, un'azione che poteva ovviamente avere ben altre tipologie di pericolosità. Una rete per Manfredini, 2 per Tanic e Crosta, 3 per Fabbricatore, 4 per Marrocchi, 3 per Tomove, 3 per Soglietti, per l'Ariosto. Tabellino molto più essenziale, molto più asciutto invece quello di Pontinia, che per le 13 reti messe a referto dice 4 squizzato, 1 bassanese e 8 per Panayotova. Squadre nuovamente in campo con la sirena che riaccompagna le formazioni all'ultimo o agli ultimi due possessi di questo primo tempo. Se la prende leggermente più comoda coach Carlos Britos. Pallone che sarà manovrato da Crosta, che andrà a battere il 9 metri. 19 secondi prima del gong che metterà fine a questo primo tempo. Siamo molto molto vicini al season high dell'Ariosto per quanto riguarda le partite casalinghe, ovviamente per quanto riguarda i primi tempi. Tomova, prestazione di rabbia pura quella dell'Ariosto, da applausi anche specialmente il prolungato periodo di inferiorità numerica. Crosta per Fabbricatore, ancora Crosta, vede Soglietti che ha un'autostrada, tira e trova il gol Katia Soglietti sulla sirena, 19-13. Davvero non poteva concludere meglio il primo tempo l'Ariosto, che dal meno uno del ventesimo in 10 minuti ha piazzato un terrificante parziale di 7-0 che ha di fatto indirizzato, perlomeno da un punto di vista algebrico, la contesa. Ci ritroveremo tra pochissimo per il secondo tempo, dove l'Ariosto ripartirà dal più 6 su Pontinia. Tra poco.
Di nuovo collegati dal Pallaboschetto, amici sportivi di Eleven Sport, Enrico Monzanini vi dà il ben ritrovati. Squadra in campo, Ariosto con Vukli, Stanic, Tomova, Crosta, Marrocchi, Soglietti e Fabbricatore. Parte dal più 6 maturato nel primo tempo per Pontinia, che invece cerca il tutto per tutto per cercare la rimonta. Ramazzotti fra i pali con in ali, Francesconi e Podda, Panayotova, Spizzato e Colloredo con Bernabei, cambio attacco e difesa con Costanzo. Panayotova passa anche questo pallone, ancora Panayotova, si apre con un gol dell'Ariosto la ripresa. Scusate, Tomova, questa è Panayotova, Tomova da una parte, Panayotova dall'altra, e anche qui Panayotova viene aiuto personale dopo aver invertito la patria potestà del marcatore. Siamo a 9 per Panayotova. Attacca Crosta, Tomova, no look, però nelle mani di Panayotova. Questo è un errore abbastanza grave per Ferrara, che subisce il contrattacco Spizzato per Bernabei, che ha un'autostrada. Bernabei trova il gol, splendida giocata qui del giovane Bernabei, che sarebbe una specialist difensiva, si dimostra fredda, anzi glaciale, davanti a Vuklis. Ariosto che deve necessariamente serrare i ranghi, perché se è pur vero che è arrivata ad un vantaggio considerevole, è anche vero che manca un'eternità. Panayotova sbuccia la traversa in doppio appoggio, tutto da rifare per l'Ariosto, che adesso deve difendersi da un nuovo contrattacco per Pontini. Ha squizzato, tira altissimo, non spezza il polso Rostio Squizzato. Controattacco di Ferrara, Tomova sulla buona difesa messa in campo da Crosta. Tomova, Soglietti, uno contro uno, doppio appoggio Crosta sulle mani di Ramazzotti, lestissima, Fabbricatore che chiude l'agonia di questo inizio di secondo tempo e riporta l'Ariosto sul più 6. Panayotova murata da Fabbricatore, salita in cattedra adesso la vice capitana, con Crosta in contropiede sola contro Ramazzotti, allarga la faglia del punteggio 22-15 e riparte come meglio non poteva la formazione di coach Carlos Britos, che al 33esimo allarga a 7 le reti di vantaggio, e diciamo che si concede anche la possibilità di poter mettere in ottica nell'ultima fase di gara anche quella di poter gestire, sempre che ovviamente il margine resti quello raccolto. Costanzo per Panayotova, gran palla per Colloredo, ancora Panayotova si mette in proprio dopo che Colloredo non era riuscita a raccogliere il pallone. Tanic, che imbucata per Fabbricatore, che giocata al Pallaboschetto fra Tanic e Luciana Fabbricatore, scatenata Fabbricatore, ma Tanic con raggio laser praticamente ha preso la linea. Panayotova 23-16, sempre più 7 al Pallaboschetto per chi difende. Panayotova, Squizzato, bella palla per Podda, parata di Vuklis, poi Soglietti raccoglie, la spinta di Francesconi, corre Crosta, grandissima palla, e poi servizio per Soglietti che coglie la traversa, contropiede perfetto dell'Ariosto, è mancato un pizzico di lucidità. Fiato invece che sta mancando a Pontinia, perché sembra dopo una tentativo di reazione che aveva portato a un controbreak di 2-1, sembra davvero patire la fatica la formazione di coach Nasta. Squizzato, Panayotova, ancora Squizzato,
serie di fraseggi col pallone che arriva a Rueda. Rueda spara sotto l'incrocio, bel tiro da parte di Anna Paola Rueda che sblocca anche la sua partita al quinto della ripresa, il 35esimo che dir si voglia. È 23-17 il punteggio al Palaboschetto, con l'Ariosto che continua a rimanere saldissimamente avanti, fondamentali per la formazione di casa. I 10 minuti conclusivi del primo tempo, 10 minuti contraddistinti da un parziale mortificante di 7-0. Crosta, grande giocata di Martina Crosta, e trova un grande gol. Che bella giocata di Martina, e supera Ramazzotti. Oggi sta vedendo i mostri Pontinia quando scende nell'uno contro uno l'Ariosto. Oggi l'Ariosto ha davvero tanta voglia di chiudere il discorso salvezza, lo sta dimostrando con una prestazione notevolissima. Squizzato Panayotova, Costanzo, rischio di persa, la raccoglie Panayotova, ancora Rueda, brutta palla ma Panayotova la doma, tentativo di andare da Colloredo, non c'è fallo, contropiede aperto, palla col contagiri per Fabbricatore. Che splendida giocata anche in questo caso, con Marrocchi che avrebbe potuto anche concludere, ha scelto di andare da Fabbricatore. Più 8, ritoccato al massimo vantaggio, arriva immediatamente la risposta di Francesconi. 25-18, non ferma il tempo coach Nasta, sintomo evidente che probabilmente Pontinia punta ad alzare i ritmi e non ha la necessità di dover fermare il cronometro. 4+2 adesso in difesa, con la marcatura uomo di Francesconi su Crosta, Soglietti a commettere azione di sfondamento. Dalla 5+1 alla 4+2, mossa che porta i suoi frutti, perché Pontinia riconquista palla, poi con Panayotova praticamente entra in porta. Marinella Panayotova, è un campo minato il suo tabellino odierno, fanno 11 per Panayotova su 19 reti segnate, è praticamente un fatturato da maggioranza assoluta per la 2002 bulgara. Marrocchi 25-19, controparziale di 2-0 di Pontinia. Tomova, Marrocchi, e qui viene fischiato 9 metri all'Ariosto sulle proteste di Pontinia che volevano sfondamento su Colloredo. Crosta, Tomova, prova l'azione personale, para Ramazzotti, lancio con Tanic che per un attimo riesce a sporcare il pallone, poi Francesconi fa una giocata preziosa per Rueda. 0-3 di controparziale, e adesso potrebbe anche volerci un cartellino verde per coach Carlos Britos, dal più 8 al più 5. 8 minuti della ripresa, si è rimessa in carreggiata la formazione di coach Nasta dopo aver toccato il massimo svantaggio. Fabbricatore, la traversa, il rigore fischiato alla formazione di casa, il fallo di Panayotova. A dir la verità, Marrocchi stava andando a chiudere una conclusione piuttosto agevole. Tomova sull'attacca contro Ramazzotti, anche una situazione che potrebbe sbloccare un pochettino Tomova. Segna Tomova, quinta rete per lei, per rimanere in media stagionale dovrebbe segnarne 7. La giocatrice numero 44 infatti viaggia 6.9 reti di media per partita, 135 in campionato in 21 gare giocate, e oggi con la 22esima punta a ritoccare questa media. Squizzato, pallone per Costanzo, nell'angolo per Rueda che è la più calda, altro gol di Rueda. Adesso Anna Paola Rueda sta sicuramente caricandosi sulle spalle il peso del tentativo della rimonta di Pontinia. Partita ancora lunghissima, se ne sono andati 9 giri di lancette della ripresa. 26-21, attacca Fabbricatore, Tomova, Fabbricatore resiste alla carica di Francesconi, uno contro uno, e arriva il fallo da parte di Francesconi. È una furia Giovanni Nasta che va a catechizzare la propria numero 5. 2 minuti abbastanza ineccepibile, perché l'errore
da parte di Francesconi, più che l'abbraccio sulla giocatrice dell'Ariosto, è stata farsi saltare nell'uno contro uno. Questo va da ricostruire nonostante la distanza, dovrebbe essere stato questo il tenore del rimbrotto verbale del tecnico alla propria numero 5. Tanic, gran palla per Fabbricatore che sceglie di non attaccare. Tomova muove la difesa, l'Ariosto, crosta per Soglietti che attacca e Ramazzotti chiude il primo palo. Chiede scusa a Soglietti, ma la scelta era quella giusta di far spostare Ramazzotti sulla parte centrale della porta, fintando un tiro aperto sul secondo palo e poi chiudere stringendo 26-21. Costanzo, Barbosu. Entriamo nel nell'undicesimo minuto di gioco della ripresa. 26-21, punteggio altissimo. Colloredo riesce a girarsi, buona la difesa di Tomova. Rientra anche Rueda. Anzi, c'è un cambio, c'è un extra player. Extra player che permane. Attacca sotto passivo Pontinia, Barbosu. Ancora sotto passivo, chiamata di 9 metri che permette a Pontinia di rimanere in attacco. Salta Panayotova, parata a due mani da parte di Vuklis, che poi preferisce non accelerare, visto considerato anche che una persa su una superiorità numerica non sarebbe un gran risultato. Crosta sbaglia il tocco per Soglietti. Probabilmente Martina Crosta a quel punto avrebbe dovuto completare la meccanica di tiro, anche perché Soglietti non se l'aspettava più. 26-21, time out di coach Nasta che vuole parlarci su. E allora noi ne approfittiamo per dare un check al tabellino della partita, con Pontinia che ferma il cronometro sulle 21 reti segnate, con Spizzata quota 4, Bernabei una rete, 3 reti per Rueda che è sicuramente la giocatrice più in palla di questa ripresa, una rete per Bassanese, mentre invece Panayotova, come dicevamo prima, campo minato con 11 reti già messe a referto. Per l'Ariosto invece, che viene fermata a sua volta quota 26, Manfredini una rete, 2 reti per Tanic, 4 per Crosta, 6 per Fabbricatore, 4 per Marrocchi, 5 per Tomova e 4 per Katia Soglietti. 26-21 che per il momento tiene tutto aperto, assolutamente apertissimo, 20 minuti ancora da giocare. Ovviamente l'Ariosto che è, ripeto, padrona del proprio destino per quanto riguarda la bagarre salvezza. Vincendo renderebbe assolutamente inutile qualsiasi risultato dagli altri campi. Non dovesse invece riuscire a completare questi ottimi 40 minuti con una vittoria, dovrebbe attendere i risultati dagli altri campi. E a quel punto bisognerebbe probabilmente aspettare un eventuale verdetto dagli altri campi. Si gioca al Palaboschetto con Pontinia che manovra con Costanzo. Squizzato, ancora Costanzo, scambiano le due. Panayotova pensa al tiro, poi va intelligentemente da Francesconi. Vuklis chiude la porta, grande intervento di Dariana Vuklis che permette all'Ariosto di fermare, di arginare il tentativo di rimonta almeno momentaneamente. Pontinia sarebbe andata sul meno 4 dopo aver toccato il meno 8. Tanic uno contro uno, non attacca Soglietti che torna dalla propria centrale. Azione manovrata per l'Ariosto con Tomova che coglie la traversa, si addormenta per un attimo Tanic e Crosta. Francesconi però viene chiusa a sandwich dalla diagonale difensiva di Martina Crosta, che concede un extra possesso all'Ariosto. Soglietti, Tanic, Tomova, sotto mano di Tanic, palla in buca d'angolo. 27-21, esce bene dal timeout chiesto da Pontinia all'Ariosto. Squizzato, Costanzo per Francesconi, ferma l'attacco
e ricomincia a giocare Pontinia nel silenzio di un pallaboschetto che ovviamente sta cercando di spingere l'Ariosto a una vittoria chiudi stagione. In caso di vittoria, infatti, di due punti, oggi l'Ariosto terminerebbe la propria stagione 21-22. Squizzato il pallone per Rueda, traversa di Rueda, forse anche con un tocco da parte di Vuklis. La corsa di Fabbricatore, poi in coast to coast Luciana Fabbricatore, 17, è l'MVP per il momento di questa partita, Luciana Fabbricatore. Panayotova, tutto braccio, ancora Panayotova, non si arrende la bulgara che dice 12, un incubo per Dariana Vuklis oggi. Marinella Panayotova, 12 reti, non vorrei sbagliarmi, ma dovrebbe essere il suo season high, 12 le aveva segnate anche Maglia Ariosto. Panayotova, ancora un quarto intero di gara per ritoccare questo season high personale. Soglietti, Tomova Marrocchi, isolata Tanic, Tomova Marrocchi, splendido lo scalare ed è anche fortunata Fernanda Marrocchi, oltre che molto brava a chiudere sul primo palo. 29-22, torna al più 7 l'Ariosto quando il cronometro dice 44, il che significa meno 16 al gong. Panayotova per Barbosu, squizzato, prova l'uno contro uno, la palla per Colloredo, si gira bene Colloredo, pianta il pallone sotto all'incrocio, buonissima giocata di Eleonora Colloredo che si sblocca al 45esimo. 4 più 2, pressione alta di Francesconi e Barbosu, se non vedo male, anzi di Bernabei su Tanic e Crosta, quindi ridisegna la linea d'attacco coach Britos con Fabbricatore, Tomova e Soglietti praticamente a giocare in qualità di esterni. E sbaglia Fabbricatore, qui arriva una persa pesante. Da efficace d'efficienza la difesa alta scelta da coach Nasta, l'Ariosto con questo errore spizzato porta a casa la quinta rete personale e anche il gol del meno 5. Partita che non ne vuole sapere di essere chiusa. Spizzato rimette in discussione il tentativo di fuga della ragazza di coach Carlos Britos. Tomova, Fabbricatore, Soglietti, Tomova, gran palla per Soglietti che ha un'autostrada e trova il gol pesantissimo, è la quinta per Katia Soglietti che riporta sul più 6 l'Ariosto. Sempre Katia Soglietti ha segnato le reti dei gap, sbaglia poi Barbosu, c'è anche un po' di trash talking fra le giocatrici di Pontinia, Crosta manca il gol, poi se la prende con se stessa per l'errore. Poteva essere il gol del più 7. Barbosu sbaglia il servizio per Colloredo, la tiene in campo Francesconi che prova ad attaccare, trova un grandissimo gol Francesconi chiudendo con l'ausilio del primo palo, del palo interno, il nuovo meno 5. Ariosto che ci ripensa su, perché quella rete di Crosta in contropiede avrebbe fatto davvero tanto comodo. Ariosto che passa dal possibile più 7 al più 5. Tomova, Fabbricatore, prende la rincorsa, Fabbricatore ancora, Tomova trova il buco, trova anche la rete numero 6 della sua partita, sorride Mari Tomova. Barbosu per Colloredo, altra rete di Colloredo, sta entrando probabilmente in colpevole ritardo in partita Eleonora Colloredo, altra giocata da pivot puro. Ed è una partita con proiezione 40 questa, perché non siamo neanche al 17esimo della ripresa e l'Ariosto è già a quota 31 di reti segnate. Vedremo se le difese aumenteranno la propria incidenza oppure gli attacchi caleranno la propria efficienza. Soglietti, Tomova, uno contro uno, attacca Tomova e trova il gol numero 7. Difesa di Pontini oggi decisamente rivedibile. Tocca quota 7 anche Tomova, squizzato, para Vuklis, rigore 2 minuti per Martina Crosta. Tra le proteste del palaboschetto, ma 2 minuti non è per Tomova ma è per Crosta.
continua a protestare il Palaboschetto per la decisione del direttore di gara. Cronometro fermo al Palaboschetto. Vedremo chi si incaricherà. Ah no, non c'è rigore, pardon. Non c'è rigore. Semplice due minuti. Ariosto che dovrà cercare di organizzare i prossimi 120 secondi in inferiorità numerica, cosa che è già riuscita e anche molto bene nel primo tempo. 32-26, più 6 per l'Ariosto che attacca in inferiorità numerica. De Santis, l'uno contro uno, la parata da parte di Ramazzotti. Non arriva il fischio, si arrabbia coach Britos, dall'altra parte Francesconi trova la rete. Rete numero 2 della sua partita. 32-27. Non riesce la fuga all'Ariosto, che sta tentando con ogni forza in corpo di chiudere questa partita, ma pur continuando a segnare tantissimo, Pontinia rimane aggrappata alla partita. De Santis, Tomova, cerca un varco, De Santis da Soglietti. Passi di Soglietti, attenzione al contropiede aperto di Pontinia. Francesconi, meno 4 per Pontinia, che adesso costringe al time out l'Ariosto. Ferma il cronometro coach Carlos Britos. Non poteva essere altrimenti, perché si sta pericolosamente avvicinando a formazione ospite. E noi, come sempre, ormai andiamo a darvi un check sui gol di questa partita. Una rete per Manfredini, 3 per Tanic, 4 per Crosta, per Fabbricatore sono 7 le marcature, 4-5 per Marrocchi, 5 anche per Tomova, mentre invece Soglietti ne scrive ben 7 al proprio referto. Partita molto molto importante per Katia Soglietti oggi, che è riuscita nei momenti difficili a trovare reti pesanti. Per Pontini invece 3 per Francesconi, 5 per Squizzato, 2 per Colloredo, 1 per Bernabei, 3 per Rueda, 1 per Bassanese, 12 per Panayotova. Squadra in campo al Palaboschetto per gli ultimi 10 minuti. Pontini a caccia di una parità che avrebbe del clamoroso, e l'Ariosto invece che continua a voler chiudere la partita, a portare a casa questi due punti. Dentro Tanic per Vuklis, gioca con l'extra player coach Carlos Britos a caccia della rete numero 33. Si può giocare. De Santis per Soglietti. Fabbricatore, Tomova, De Santis, Tomova cerca un varco, non lo trova, sotto fallo anche di Rueda. E adesso Pontinia sta alzando i decibel difensivi. Fabbricatore per De Santis, non arriva la chiamata di passivo. Fabbricatore prova ad entrare, arriva la persa, ma arriva anche la chiamata di 9 metri. Tomova si alza, para Ramazzotti. Lancio con la mancina di Ramazzotti per Francesconi, palla millimetrica e Francesconi dice meno 3. Attenzione, perché Pontinia ha letteralmente ricucito dallo sprofondo in cui era caduta, anche sul meno 8, e adesso è meno 3 con 10 minuti 10 da giocare. Ariosto è ancora avanti. Adesso ritrova la parità numerica. Crosta, uno contro uno. Fischio che ridà il possesso all'Ariosto, pur non probabilmente accontentando Martina Crosta, che voleva anche il rigore. Tomova, Tanic, Crosta per Soglietti. Crosta, Tomova, tutto da solo per Tomova, che scrive 8 nel suo tabellino personale. 33-29, Barbosu, palla per Colloredo, prova a girarsi, Colloredo trova un gol difficilissimo in mezzo alla difesa di Tomove e Marrocchi. Continuano a scambiarsi montanti le due squadre.
Fabbricatore. Crosta. Il pallone per Tomova. Tomova va da Fabbricatore. Pallonetto fuori, e questo è un errore inusuale per Fabbricatore, che dà la possibilità a Pontini di attaccare per il meno 2. Barbosu, la palla per Colloredo, si gira Colloredo, altro gol di Eleonora Colloredo, fanno 4 e adesso sul 33-31 occorre trovare davvero una soluzione di discontinuità per l'Ariosto, perché il cospicuo vantaggio si sta sbriciolando. Momento di massima sofferenza per l'Ariosto. Tomova va dentro, Tomova la prova a risolvere lei la partita. 2 minuti per Rueda, più 3 e anche l'uomo in più. Questo è il massimo a cui poteva aspirare. Brava Mari Tomova, che fa uscire dall'apnea la formazione di casa e, ripeto, lascia la partita serenamente improntata su quota 40 per le reti segnate. Si gioca squizzato Barbosu. Panayotova. Ancora Panayotova, cerca e trova Colloredo. Ci sarà un cambio, attacco e difesa sistematica. Adesso c'è Paola Visentin al posto di Tanic. Barbosu per Squizzato, palo di Squizzato. Adesso l'Ariosto può tornare in attacco a caccia del più 4. Una fretta giustamente adesso l'Ariosto, anche perché Pontini è in inferiorità numerica. È un attacco importante questo per la formazione di casa. Tanic, palla dentro per Marrocchi, palla persa, brutto errore con Ramazzotti, che vede con la coda dell'occhio Francesconi. La parata di Vuklis, si lamenta Francesconi per una spinta. Dall'altra parte l'Ariosto attacca con Tanic, che mette in condizione Fabbricatore di trovare la rete del più 4. Gol numero 8 per Fabbricatore. Chiusa verso in maniera definitiva la sofferenza con Fabbricatore. Che al 53esimo torna più 4. Barbosu. Palla per Panayotova. Si è già spostata Podda. E allora la palla è persa. Più 4, palla in mano. Ariosto dal possibile meno 1 rischia addirittura di tornare a più 5. La palla a mano, uno sport davvero incredibile per spettacolarizzazione anche delle azioni. Soglietti trova un altro gol dall'angolo. Sesta rete per la capitana oggi. Eccolo il più 6. Barbosu. Continuiamo ad aggiornare ovviamente il tabellino in una sfida ricchissima di gol. Colloredo è chiusa, va da Panayotova, ancora Colloredo, rischia la persa. Panayotova prova a liberarsi del pallone, c'è il fallo in 9 metri per la formazione di coach Giovanni Nasta, che chiama un altro time out. Vede la sua squadra in enorme difficoltà, ferma il tempo, time out. Solito occhiata al tabellino, 1 per Manfredini, 3 per Tanic, 4 per Crosta, sono 8 per Fabbricatore, 5 per Marrocchi, 9 per Tomova e per Soglietti, sono 6 le reti, mentre invece per Pontinia ci sono le 4 di Francesconi, le 5 di Squizzato, le 4 di Eleonora Colloredo, la rete di Nicole Elisa Bernabei, le 3 di Rueda, 1 per Bassanese e ferma a 12 Panayotova, si fa per dire, ferma. Partita di enorme qualità per la Bulgara, che per un enorme lasso di tempo si è praticamente caricata di fatto tutto il peso della squadra sulle spalle.
Squadra in campo per gli ultimi 7 minuti, 6 minuti di gara. Possesso per Pontinia. Carica Iranghi e serra Iranghi, coach Carlos Britos, in questi ultimi 6 minuti più 5 per l'Ariosto, 3-6-3-1. Francesconi, Barbosu, Panayotova, palla per Colloredo che si gira, Colloredo immarcabile nella ripresa, Eleonora Colloredo, e forse per troppo tempo non è stata servita la giocatrice in maglia numero 11. La protesta da parte di Giovanni Nasta, che voleva probabilmente anche qualcosa in più rispetto alla convalida del gol numero 5 per Eleonora Colloredo. 6 minuti netti al termine, 5 e 58 per la precisione, più 4 per l'Ariosto, palla in mano. Si gioca al Palaboschetto. Tanic, Crosta, pallone per Soglietti, uno contro uno da parte di Crosta che cerca e trova Tomova. Soglietti, a spinta di Francesconi, Tanic, Tomova, rischio di rubata per Podda, gran palla per Marrocchi che trova la rete. Bel gol da parte di Fernanda Marrocchi, che aggiusta nuovamente il proprio tabellino. Attacca Barbosu, probabilmente anche sfondamento, e invece arriva a rigore. E 2 minuti per Tomova. Fischio pesante questo. Fischio pesante questo per l'Ariosto, con Tomova che torna sull'attacca. E 2 minuti combinati a Mari Tomova, che nella ripresa è stata sicuramente uno degli elementi di maggior pericolo e anche di maggiore efficienza realizzativa. La finta di Tomova, non si sposta, Vuklis spiazzata. 13° gol di Panayotova. 37-33, inferiorità numerica che coach Carlos Britos cerca di colmare perlomeno in attacco con l'ingresso di Martina De Santis. Fabbricatore, Soglietti, altra palla per Soglietti, Fabbricatore, rischio di persa, prova ad attaccare, cerca un varco, eccolo per Soglietti e trova il gol. Cata Soglietti, un gol pesantissimo questo, arriva in inferiorità numerica la rete numero 7 della capitana. Attacca Pontinia, Colloredo, e arriva il 2 minuti per De Santis. 2 minuti per Martina De Santis, adesso l'Ariosto in doppia inferiorità numerica, e questo ovviamente espone al massimo del pericolo. Più 5, sì, ma doppia inferiorità numerica. Si riparte, Barbosu dentro per Colloredo, arriva il rigore, poteva anche starci lo sfondamento su Crosta, Colloredo invece porta a casa un rigore che rimette nuovamente Panayotova sull'attacca. Quando mancano 4 giri netti di lancette, l'Ariosto in doppia inferiorità numerica. Vuklis contro Panayotova, la finta di Panayotova, gol di Panayotova, ancora fanno 14, 38-34. Doppia inferiorità numerica adesso per l'Ariosto, con la difesa profonda deve cercare di trovare spazi. Tanic in palleggio, riesce a trovare Fabbricatore, Soglietti, adesso deve giocare col cronometro inevitabilmente l'Ariosto. Fabbricatore, arriva la persa, attenzione ai contropiedi, Tomova, anzi Panayotova ovviamente, squizzato, Podda, spinge Pontinia, bella palla questa cercata per Bernabei, tutto regolare con la parata di Vuklis su Bernabei,
pronta a rientrare in campo Tomova, si riduce a una sola unità inferiorità numerica dell'Ariosto, che a 3 minuti netti dal termine della gara può attaccare per chiudere la partita con l'extra player. C'è Marrocchi al posto di Vuklis, ovviamente non bisogna perdere palla. Fabbricatore, Crosta, rientra Vuklis, Tomova per Fabbricatore, la rubata da parte di Panayotova, ma Marrocchi rimette Soglietti al tiro, il pallonetto. Katia Soglietti rischia di mettere la parola fine al match con un pallonetto delizioso, ottava, anzi nona rete per lei con Loredo, con 9 metri, a 2 e mezzo dal termine, 39-34. Francesconi, arriva il fallo di Crosta. Barbosu, il tiro, la parata di Vuklis che chiude la porta, e qui probabilmente la partita finisce con Vuklis e serve Tomova, pressione altissima da parte di Pontinia, finisse così ribalterebbe anche la differenza reti, che conta niente perché ovviamente la classifica tiene molto distanti le due squadre, però insomma una piccola soddisfazione per l'Ariosto aggiuntiva ci sarebbe alla grande festa, che sarebbe invece quella per aver chiuso i giochi salvezza e blindato il quinto posto. Ancora Soglietti, e oggi Katia Soglietti si prende la palma di MVP a 1 e mezzo dal termine, 40-34. Squizzato, non c'è il fischio, Podda trova il gol, è la prima rete di Luisella Podda, 40-35, più 5 con 70 secondi da giocare a Pallaboschetto. Tomova, c'è il taglio di Crosta, Tomova spara alto, questa è una giocata evitabilissima anche perché riconsegna il pallone a una Pontinia che non può recuperare ma può sicuramente buttarsi dall'altra parte con Barbosu nell'angolo per Francesconi. Vuklis devia, ma c'è il gol di Francesconi, quinta rete per Anna Giulia Francesconi, più 4 con 50 secondi ancora da giocare. Marrocchi per Fabbricatore, Soglietti, altro contropiede, altro gol. Katia Soglietti si mette in testa di andare a riprendere anche Panayotova. Sono 10 reti per Katia Soglietti, season high per la capitana che nella partita più importante trova la prestazione importante. Podda cerca il pallonetto su Vuklis, sta per terminare la partita al Pallaboschetto, 20 secondi al termine, non cala la pressione di Pontinia ma vuole attaccare lo stesso l'Ariosto. Crosta per Marrocchi, solo davanti alla porta, colpisce il palo, 10 secondi al termine, 41-36 il punteggio finale. Non attacca la formazione di Pontinia, arriva la sirena, butta in porta il pallone di Stizza Coloredo, si salva l'Ariosto, è quinto posto. Finisce qui la stagione di Ferrara con un grande girone di ritorno che permette alle ragazze di coach Carlos Britos da un lato di festeggiare la salvezza, dall'altro invece probabilmente con qualche rammarico di non essere nella griglia playoff. È tutto per questa stagione da Enrico Bonzanini, un sincero ringraziamento per averci seguito e accompagnato in questa stagione 2021-2022. L'appuntamento è alla prossima stagione, l'Ariosto sarà in Serie A Beretta. Grazie mille per averci seguito ancora, buon proseguimento di serata con la lunga e fitta programmazione di Eleven Sport dedicata alla pallamano. A presto.